28 febbraio 2005. Muore all'età di 91 anni Mario Luzzi, considerato uno dei fondatori dell'ermetismo, nonché uno dei maggiori poeti italiani contemporanei. I suoi esordi letterari risalgono agli anni prima della guerra, con la raccolta La Barca. Il periodo migliore, secondo alcuni critici, è quello che si apre con la raccolta Primizie del deserto dei primi anni 50. In essa trova spazio la costante ricerca di un ponte fra l'essere e il divenire, tempo ed eternità, nell'incerta speranza che si possa lenire la penosa insensatezza del vivere. In occasione del suo 90° compleanno, viene nominato senatore a vita. Nel 1946 lei ha scritto L'inferno e il limbo. Maestro, Dante, l'universo dantesco, sono stati importanti per lei? Importanti per me, come credo per tutta l'umanità, in sostanza. Ma in questo particolare momento della nostra storia letteraria e della nostra storia nazionale, ecco, Dante ha acquistato un'attualità ancora più forte, e direi che il sapore di questo nuovo dantismo, se vogliamo chiamarlo così, sta tutto qui, che Dante prima era un nume, insomma, o al di sopra, in fondo delle parti, era una presenza mitologica, è vero, e poi invece è diventato un maestro operativo proprio, anche per il suo linguaggio e per la sua dottrina del linguaggio.